Il tuo cuore si è spento.
questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Parola di Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e si lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simone Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi né te. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simone Pietro: Signore, non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Sia la Pasqua celebrata in tre giorni. Possiamo dire che essa è caratterizzata da tre notti: questa, quella di venerdì e quella di sabato. Ciascuna di queste notti possiede una sua peculiarità. Possiamo chiamare questa che ora celebriamo la notte dell'amore e del tradimento, quella di domani la notte del dolore, quella di domenica la notte della gloria. Dunque, notte dell'amore e del tradimento. È il Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato, che ci introduce in essa. Abbiamo sentito: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare,
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Il Vangelo ci dice che Gesù sa che è alla fine, deve fare Pasqua, cioè passare al Padre, e sa che dovrà passare al Padre attraverso la strettoia della croce. Ma l'amore per i suoi, in questo momento, ha il sopravvento. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Queste parole sono come uno squarcio sulla vita intima del Signore e ci rivelano che la quintessenza della relazione tra Gesù e i suoi è stato il suo amore. Ed è un amore fino alla fine, cioè un amore totale, che tocca il fondo, non si ferma prima di aver raggiunto questo fondo, pur sapendo che questo fondo significa il dono della vita. Questa notte, miei cari, non passiamo troppo facilmente su questo amore. Non corriamo subito alle conseguenze sociali che pur ci devono essere. È come se una moglie, di fronte al marito che le dice di amarla, gli rispondesse: sì, ma lascia che vada a preparare la cena. Bisogna starci dentro un po' in questo amore. Bisogna stare dentro a questa dichiarazione di amore di Gesù. Si dovrà almeno per un po' lasciarci commuovere da questo slancio che è insieme umano e divino. Si dovrà almeno per qualche attimo credere all'amore. Si dovrà almeno per un po' avvertire come rivolto a me ciò che dice il Signore nel libro del profeta Sofonia: ti rinnoverò con il mio amore. Questa relazione con Cristo è l'essenza del cristianesimo, da cui ogni altra opera prende avvio. Come ci ha detto Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la decisione, la direzione decisiva. Ma chi sono questi suoi che Cristo ama fino alla fine? Sono innanzitutto i suoi discepoli, tra cui anche Giuda. Ma siamo anche noi, è Gesù stesso che lo assicura nella preghiera che rivolge al Padre nel medesimo contesto dell'ultima cena, quando dice: non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Dunque gli apostoli e noi oggetto dell'amore del Signore. Ciò che immediatamente balza all'occhio è la sproporzione tra l'amore di Gesù e noi. Chi erano effettivamente gli apostoli e chi siamo effettivamente noi? Dice Giulio Mazzolari in un'omelia del Giovedì Santo del 1957. Dice: li aveva tutti intorno, in una stanza che un amico ignoto gli aveva prestato, in un'ora in cui il cuore traboccava di tenerezza, di pietà, di immolazione. Li conosceva, sapeva quello che c'era dentro, sapeva la loro fragilità. Quando Pietro dice: anche se tutti ti abbandoneranno, io non ti abbandonerò, il Signore lo guarda con tristezza. Pietro: prima che il gallo canti la seconda volta, tu mi avrai rinnegato tre volte. Tutti prenderanno paura di me, dice Gesù, fuggirete e vi lascerete soli. Come vedeva chiaro nel cuore degli apostoli, come misurava la fragilità della loro amicizia e della loro devozione. Per 3 anni li aveva avuti vicini, erano stati i suoi confidenti, avevano udito le parole più alte, avevano assistito ai grandi miracoli, avevano misurato fino in fondo quello che c'era.
fragili, così mutevoli, così poco sicuri della loro fede, entrano nel cuore del Signore con una pietà singolare. Il Signore non ha mai guardato con tanta tenerezza i Suoi apostoli come nell'ultima cena, quando sul loro volto si disegnava già il momento della vita. A questi Suoi figlioli, a questi Suoi testimoni che gli si rivoltano contro, il Signore dà il dono più grande, l'Eucaristia. Io sarò con voi tutti i giorni. Questa è l'Eucaristia. Non basta una morte sola. Tutti i giorni Egli deve morire per questi Suoi figlioli che siamo noi. Figlioli che non hanno il coraggio di dirsi cristiani, che gli voltano le spalle ad ogni svolta di strada, che lo bestemmiano, che lo tradiscono, che l'hanno venduto. Nessuno di voi gli ha voluto così bene da poter dire: Signore, sono sempre stato con te, ho sofferto con te, ho goduto con te, ho portato la croce con te, ho affrontato l'opinione pubblica che era contro di te. Siamo tutti dei poveri fratelli, dei poveri discepoli del Signore, così Mazzolari. Ebbene, cari fratelli e sorelle, terminando, che questa sera valutiamo bene la sproporzione tra l'amore di Gesù per noi e il nostro amore per Lui. E questa sproporzione va accettata. Anzi, in questa notte dell'amore e del tradimento, questa sproporzione deve diventare in qualche modo la nostra unità di misura. Io, ciascuno di noi, io sono chiamato ad amare con questa sproporzione mia moglie o mio marito che mi hanno tradito. Amare con questa sproporzione i miei figli, che non sono come li vorrei, che hanno dimenticato la strada retta. Amare con questa sproporzione i miei colleghi di lavoro, che tutto fanno per rendere l'ambiente invivibile. Amare con questa sproporzione gli anziani, ripiegati a volte su se stessi. Amare con questa sproporzione gli amici che mi hanno deluso. Amare con questa sproporzione la mia comunità quando non risponde come vorrei. Amare con questa sproporzione i miei preti, che forse non incontrano i miei gusti. La sproporzione dell'amore è la misura del giovedì santo. Non ce la faremo. Lo sappiamo fin da ora. Ma l'averci provato e riprovato e ancora una volta ricominciando da capo sarà il segno che questa notte di amore e di tradimento non sarà trascorsa per noi in vano. Thank you.
Signore Gesù, in questa notte di amore e di tradimento tu poni ancora i tuoi occhi nei nostri occhi, chiedendoci di lasciarti parlare al nostro cuore. Diciamo insieme, preghiamo insieme dicendo: Gesù, Signore e Maestro, ascoltaci. Concedici di accogliere il dono del tuo corpo e del tuo sangue con rinnovato stupore e gratitudine per aver parte con te. Noi ti preghiamo. Gesù, Signore, Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, tu lavi i piedi agli apostoli e li chiami a seguire il tuo esempio. Concedi a tutti i cristiani di imitarti. Ti preghiamo in particolare per il Papa, il Vescovo, tutti i vescovi e sacerdoti, perché servano con totale dedizione il popolo che tu ami. Noi ti preghiamo. O Gesù, Signore Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, il tuo sacrificio porti salvezza al mondo. Tutti i popoli della terra possano gustare il tuo dono di fraternità e pace, siano liberati dalla violenza, dal terrorismo e dalla paura che paralizza e chiude all'amore. Noi ti preghiamo. O Gesù, Signore Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, la tua Eucaristia sia per la nostra comunità parrocchiale e per tutte le comunità cristiane cuore della fede, principio di unità e di missione. Noi ti preghiamo. O Gesù, Signore Maestro, ascoltaci. Signore Gesù, che ti chini sui nostri piedi sporchi per lavarli e renderci così degni del banchetto dell'Eucaristia. Donaci il gusto della tua amicizia per essere sempre trovati in te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Thank you.
nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai Suoi discepoli il mistero del Suo corpo e del Suo sangue, perché lo celebrassero in Sua memoria. Disponi nella Tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della Tua benedizione, e di dirci già la nostra favore il sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del Tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della Sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice delle sue mani sante e venerabili, e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Anche a noi peccatori, tutti i peccatori.
nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Numero 181 in latino.